Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. In apertura alle elezioni amministrative, il risultato finale dei ballottaggi sorride al centro-sinistra, che perde soltanto a Lanciano, dove il nuovo sindaco Filippo Paolini di misura riconquista il governo della città. A Roseto però la vittoria di Núñez apre un fronte nuovo con la formazione di un polo civico guidato da Azione di Carlo Calenda. Ce ne parla Alfredo Primante. Il salvatore della patria del centrodestra è stato Filippo Paolini. Lanciano è l'unico sorriso della coalizione conservatrice, che sembra però aver perso lo smalto che l'ha portata alla guida della regione di Pescara e del capoluogo L'Aquila. Sicuramente lo zoccolo duro della squadra è formato da liste civiche che inizialmente avevano dato vita al polo civico intorno alla figura di Filippo Paolini. Poi si sono uniti i partiti e comunque è una squadra di centrodestra che risolverà tutti i problemi e amministrerà questa città. Il centro-sinistra mette a segno un 4-1 che ha fatto tornare il sorriso negli esponenti del PD e non solo, anche se la vittoria di Mario Núñez a Roseto è da intestare quasi completamente al progetto politico-civico guidato da Azione e da Giulio Cesare Sottanelli. Vittoria personale, ma non è mia. Guarda, mi creda, io sono stato uno della squadra. La vittoria è di Mario e di tanti giovani, giovanissimi che volontari che hanno dato loro stessi. Grazie a loro che abbiamo dato quel messaggio alla città, nuovo, un modo nuovo di comunicare, di fare politica, ed è stato apprezzato. Questa è la cosa più bella. Non abbiamo fatto inciuci, abbiamo stati trasparenti, leali, a differenza degli altri. Nelle altre città i ballottaggi, Sulmona, Vasto e Francavilla, l'assetto più classico del centrosinistra allargato alle liste civiche, è risultato vincente. A Francavilla è stata eletta per la prima volta una sindaca, l'unica di questa tornata di ballottaggi. Luisa Russo, assessore uscente della Giunta Luciani, ha guidato la contesa fin dal primo turno. Spetterà a lei proseguire il solco tracciato dal suo predecessore, pronto alla sfida delle regionali del 2023. Io non ho fatto granché, sono sempre stato al vertice di una squadra, riconosciuto il leader di questa squadra, ma vi posso garantire che le decisioni sono state prese insieme a tutti gli altri, quindi questa è una vittoria di gruppo, ci tengo a rimarcarlo, non una vittoria del singolo. Certo, fa piacere il fatto che la mia lista abbia ricevuto il maggior numero di preferenze nella città, ma fa altrettanto piacere aver rinsaldato l'unione con il Partito Democratico e con gli altri gruppi civici. A Vasto Menna si è confermato a Palazzo di Città, netta l'affermazione del sindaco uscente e della coalizione di centrosinistra, così come netta ma segnata dal ritiro in campagna elettorale del competitor Gerosolimo è stata la vittoria di Gianfranco Di Piero a Sulmona. Sarà lui a raccogliere l'eredità di Anna Maria Casini, la cui consigliatura è stata segnata dall'instabilità politica. A Di Piero e al centro-sinistra spetterà dunque normalizzare la vita politica della città Peligna nei prossimi 5 anni. Un esperimento che ha avuto le sue buone ragioni, un esperimento nato anche dalle indicazioni del nostro presidente Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, che ci ha aperto questa strada. Io qui ho visto sinceramente tutte le possibilità affinché si potesse concretizzare, ho lavorato in tal senso insieme ai ragazzi del gruppo che hanno sposato questo percorso. Per il segretario regionale del PD, Michele Fina, è stata netta l'affermazione del modello di coalizione che è pronto alle prossime sfide elettorali. Quando parlo di arroganza e di autoreferenzialità, penso a anni in cui abbiamo pagato questo grave limite. Abbiamo in questo caso costruito delle coalizioni larghe, abbiamo messo insieme il centro-sinistra, ci siamo alleati dove possibile col Movimento 5 Stelle, con forze civiche, forze sociali, associazioni, e questo è quello che deve fare il PD, e quando fa questo viene anche premiato. Cambiamo argomento, la campagna vaccinazione anti-Covid promossa dall'ASL di Teramo da aprile a settembre 2021 ha dato buoni risultati grazie anche alla sinergia tra diverse istituzioni. Tra prime e seconde dosi sono state inoculati 279.597 vaccini e attualmente in provincia sono 232 positivi con 12 ricoverati nel reparto di malattie infettive. Una ragazza di 30 anni in terapia intensiva e un deceduto di 42 anni. In particolare questi ultimi due pazienti non si erano vaccinati. Tania Bonici Castelli.
Da aprile a settembre 2021 l'ASL di Teramo ha provveduto tra prime e seconde dosi ad inoculare 279.597 vaccini anti-Covid. Un risultato straordinario per i vertici aziendali teramani che tracciano un bilancio di questa fase della campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19. Teramo ha dato il massimo di quello che poteva dare, siamo stati la provincia più, però a prescindere da questo abbiamo fatto il nostro dovere, ci era stato affidato il compito di vaccinare e abbiamo vaccinato il massimo possibile. Purtroppo c'è una sacca che resiste a questo, però questa libertà di non vaccinarsi non risponde al senso civico che ognuno debba avere, non solo per salvaguardare se stessi, ma anche per tutelare la salute degli altri. Attualmente in provincia di Teramo sono 232 positivi, 12 ricoverati nel reparto di malattie infettive, un 42enne deceduto e una ragazza di 30 anni ricoverata in terapia intensiva. In particolare questi ultimi due pazienti non erano vaccinati. Un aspetto doloroso sottolineato dal direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, appena nominato coordinatore regionale della FIASO, la Federazione Italiana delle Aziende Ospedaliere. Questo è quello che ci preoccupa più di tutti, perché è ovvio che quando dobbiamo riaprire le rianimazioni per noi è un problema anche organizzativo, perché andiamo a distogliere personale che potremmo impegnare nella fase di ripartenza per tutte le attività operatorie che dobbiamo porre in essere, invece dobbiamo ancora mettere a disposizione degli anestesisti per questo tipo di persone, perché vanno trattate in un modo diverso dalle altre persone che sono in rianimazione. In provincia di Teramo la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 deve il suo successo soprattutto alla sinergia tra le diverse istituzioni come l'Università di Teramo e i comuni. A Teramo, a Parco della Scienza, è attualmente operativo l'unico hub provinciale. L'abbiamo dimostrato con i numeri, l'abbiamo dimostrato con l'efficienza, grazie soprattutto al personale della ASL, ma anche agli operatori dell'Ateneo che hanno reso disponibile quello spazio. Abbiamo salvato delle vite ogni giorno, sicuramente superando abbondantemente i 1.000 vaccinati al giorno abbiamo inciso su questo, l'abbiamo dimostrato perché delle amministrazioni pubbliche possono collaborare velocemente ed efficientemente. Fondamentale intanto per mettere in campo una campagna vaccinale che sia funzionale, l'unica strada che abbiamo per uscire dall'emergenza pandemica. I numeri ci stanno dando ragione alla campagna vaccinale, con l'incremento delle vaccinazioni c'è ovviamente un crollo fortunatamente dei ricoveri ed è evidente insomma che bisogna andare avanti su questa strada. Botta e risposta tra il sindaco di Pescara e il suo omologo di Città Sant'Angelo per quanto riguarda le difficoltà nel raggiungere l'hub vaccinale che da via Tirino si è spostato presso l'outlet Village. E intanto va avanti la campagna vaccinale tra prime dosi e anche quelle di richiamo. Ce ne parla Stefano Ricanati. Mattinata senza problemi per gli utenti dell'hub vaccinale operativo dallo scorso 11 ottobre presso l'outlet Village di Città Sant'Angelo, dove proseguono le somministrazioni dei vaccini anti-Covid, diverse le terze dosi effettuate. Sì, ho sempre creduto, sì. Non tanto per me, ma per tutte quelle che sono intorno. In fila c'è anche chi, incoraggiato dai dati positivi che arrivano e dall'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro, ha deciso di sottoporsi al vaccino. Diciamo, sono incoraggianti, quindi insomma il dubbio che c'era prima un po' è andato a scemare, perché insomma, è tangibile che il vaccino abbia fatto la sua funzione, insomma. A seguito delle lunghe code registrate nei primi giorni di operatività del nuovo hub vaccinale, attivato dopo la chiusura del palafiere di via Tirino, il sindaco di Pescara Carlo Masci in una lettera afferma che la scelta fatta dalla ASL di Pescara è una soluzione certamente non ideale, che costringe anziani, portatori di handicap, persone non autosufficienti e le loro famiglie a sobbarcarsi una trasferta poco agevole. Ma il suo collega di Città Sant'Angelo non ci sta e va al contrattacco. Noi siamo a completa disposizione, non è una battaglia
sia campanilistica da doversi apporre o da dover portare avanti. Noi siamo a disposizione della ASL, siamo a disposizione di questa battaglia che deve essere comune e che deve combattere un virus e non certamente una accontentare una parte politica che ha voluto tanto cavalcare questa battaglia, ma che poi essa stessa ha portato avanti il discorso della Grande Pescara, che così come dimostra immediatamente essere del tutto, a mio parere, infondata, in quanto nel momento in cui si delocalizza in una zona che dovrebbe essere a pochi metri dalla Grande Pescara, si aprono queste polemiche come se fossero delle zone periferiche da dover dimenticare. Saranno addirittura 127 le nuove assunzioni previste dalla Società di Trasporto Unico Abruzzese. I nuovi inserimenti, tutti under 36, saranno realtà entro il 2023 e le figure richieste saranno sia per quanto riguarda il comparto tecnico che quello amministrativo. Vediamo. È riservato ai giovani entro i 36 anni di età. Il nuovo piano di assunzioni per 127 nuovi posti di lavoro è distribuito in un arco temporale di 14 mesi, presentato oggi all'Aquila dai vertici TUAI della Regione Abruzzo. Ed è una ristrutturazione che stiamo facendo in funzione di quelle che sono le realtà emerse, nuove per tutti dopo la pandemia e con tutte personalità specificamente da formare che debbono essere utilizzate nei prossimi anni. Nel 2022 sono previste assunzioni con contratto di apprendistato per 50 operatori di esercizio, 5 figure amministrative, 5 figure tecniche, compresi macchinisti e operatori di manutenzione. Altre assunzioni interesseranno personale qualificato manutentivo. Invece nel 2023 verranno assunti altri 50 operatori di esercizio, altre 5 figure amministrative e 5 figure tecniche, compresi macchinisti e operatori di manutenzione con contratto di apprendistato. Rinnovamento che è fondamentale invece per fare in modo che l'esperienza venga trasferita da coloro che lavorano da più tempo a persone più giovani, più motivate, ma inesperte. E quindi il combinato disposto di tali elementi può garantire, al pari di quello che succede nel corpo umano, un ricambio delle cellule e quindi un maggiore vigore per l'azienda. Il tutto mentre il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari torna a denunciare il degrado in cui sono costretti a viaggiare gli utenti del trasporto pubblico regionale con mezzi sempre più sporchi e senza manutenzione. E noi ci chiediamo, se TUA non riesce a gestire queste piccole grandi cose, come farà poi a collarsi delle tratte che sono in perdita con forti passività? Chi ripianerà quelle tratte? Ecco, una situazione allarmante. Io faccio una richiesta al Presidente di Regione, al Sottosegretario ai Trasporti, dicendo esistono anche i trasporti in Abruzzo, sono la seconda voce di bilancio e sono servizi essenziali per la nostra gente. La nostra gente ha diritto a un trasporto pubblico efficiente e funzionale. Così non è in Abruzzo, purtroppo. Sarà oggetto di ristrutturazione con adeguamento sismico l'Istituto Agrario Cuppari di Alanno, stanziati 2.668.000 euro, mentre ulteriori 800.000 saranno adoperati per l'adeguamento sismico della palestra. Il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio ha visitato ad Alanno, in provincia di Pescara, i locali dell'Istituto Tecnico Agrario Pietro Cuppari. Per l'adeguamento ed miglioramento sismico dell'edificio recentemente sono stati stanziati 2.688.000 euro, mentre ulteriori 817.237 euro serviranno per l'adeguamento sismico della palestra. Si tratta di risorse fuori dal cratere sismico che la struttura commissariale ha indirizzato al polo didattico di Alanno e che si aggiungono ai fondi stanziati dalla Giunta regionale con una delibera dello scorso mese di aprile per complessivi 850.000 euro in attuazione di un accordo tra la Regione e il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale del luglio 2020, teso a favorire il superamento degli effetti negativi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19. Nello specifico si tratta di interventi infrastrutturali in ambito scolastico rivolti al completamento della messa in sicurezza del convitto annesso all'Istituto Cuppari. Abbiamo poi visto anche il resto del complesso, compresa a partire dalla parte storica di questo edificio, un edificio maestoso e grandioso che invece ancora aspetta i fondi del Sisma 2009, e su quello abbiamo parzialmente inserito dei fondi regionali per poter riaprire una parte del convitto e seguiremo anche con il Sisma 2009, il governo che ha la competenza per il Sisma 2009, il resto del finanziamento, perché questo è un edificio troppo prezioso per essere lasciato in queste condizioni, dobbiamo assolutamente recuperare.
Si è parlato di economia e di Unione Europea nel convegno organizzato a Montesilvano da Asimmetrie, Associazione Italiana per lo Studio delle Asimmetrie Economiche, con il patrocinio di Regione Abruzzo e Università d'Annunzio. Tre giorni, questo weekend e il weekend scorso, nei quali l'Abruzzo ha ospitato esperti da tutta Europa sul tema euro, mercati e democrazia. Ascoltiamo il senatore Alberto Bagnai, che è responsabile del comparto economico della Lega. Vediamo. Quest'anno, trattandosi del decennale, abbiamo pensato di tirare una sorta di linea e di fare un po' il bilancio di 10 anni di riflessione. Lo stato delle cose è quello che anche i nostri telespettatori vedono, non è uno stato molto incoraggiante, seppure in un contesto di ripresa economica, ma con tensioni sociali che si stanno manifestando, che hanno le loro radici, che devono essere gestite, e su questo tipo di riflessione abbiamo convocato docenti universitari e commentatori di vari paesi e di varie discipline. Bilancio condizionato anche dalla pandemia. Bilancio condizionato dalla pandemia, dove fra l'altro vorrei fare una sottolineatura: una delle eccellenze della nostra regione, che è il turismo congressuale, è stata anche ingiustamente penalizzata. Per esempio, noi qui abbiamo in una sala dove accoglievamo senza grosse difficoltà 800 persone, adesso abbiamo solo 200 persone per via delle regole particolarmente strette che non sono state allentate dal governo. Adesso per fortuna la conferenza delle regioni ha proposto delle linee guida che ridiano un minimo di respiro anche a questo settore. Dopo questa linea tracciata, da cosa ripartire? Ma direi che le riflessioni che stiamo facendo chiedono di sostanzialmente convergono sul fatto che bisogna ripartire dalla costruzione di un senso di solidarietà fra i cittadini, perché dalla crisi in cui ci troviamo si può uscire solo tutti insieme. I partiti di orientamento liberale valorizzano l'individuo, ma devono difendere il valore della solidarietà, e i partiti di orientamento progressista forse dovrebbero riscoprire il significato del lavoro e l'importanza di difenderlo. E siamo così giunti allo sport. 10ª giornata di campionato in Serie C, secondo turno infrasettimanale nel torneo di terza serie, che questa sera alle 21 vedrà in campo Pescara e Teramo, biancazzurri che ospitano il Modena all'Adriatico Cornacchia e il Diavolo in casa del Grosseto. Facciamo il punto con Jacopo Forcella. Il turno infrasettimanale di questa sera, come vero e proprio banco di prova per le due abruzzesi di Lega Pro, che dal martedì di campionato cercano conferme rispetto a quanto fatto vedere nell'ultimo weekend appena andato agli archivi. Dopo il successo più faticoso del previsto contro la Fermana per il Pescara all'Adriatico Cornacchia, il test probante si chiama Modena. Nel secondo impegno interno di fila, i biancazzurri di Gaetano Teri possono dare uno scossone e mettere fuori gioco i canarini dalla corsa al primo posto, perché anche la squadra di Attilio Tesser, allenatore di assoluto spessore ma che potrebbe finire sulla graticola in caso di risultato negativo, è convalescente e ha bisogno di dare continuità ad un momento non particolarmente brillante. Il successo contro la Viterbese al Braglia di sabato pomeriggio non ha guarito totalmente le ferite dei modenesi, che ritrovano Ogunsei e davanti dopo la squalifica ma perdono Alessandro Marotta. A proposito di squalifiche, nel Pescara sarà out Cancellotti, appiedato dal giudice sportivo. A destra, col probabile ritorno al 3-4-3, si piazzerà come al solito Zappella con Nzita sul fronte opposto. In difesa c'è Frascatore con Iannes e Ingrosso, mentre il tridente dovrebbe essere quello di Chiavari con De Marchi, gol spettacolare anche con la Fermana sabato pomeriggio, con Clemenza e Dursi ai suoi lati. Dunque in panchina va Ferrari. Sul fronte modenese, come detto, senza Marotta davanti ci sarà Giovannini, con tutta probabilità convocato infatti ma non al meglio e dunque destinato alla panchina, il volto nuovo dell'attacco canarino Bonfanti. Spazio dal primo minuto anche per Mosti al posto di Tremolada. A centrocampo il ballottaggio è tra Scarsella e Di Paola per affiancare Gerli e Armellino, mentre in difesa è probabile un turno di riposo per Renzetti con Ciofani a destra e Azzi a sinistra. Nell'altro scontro della serata, allo Zecchini, il Teramo cerca il quinto risultato utile consecutivo sul campo di un Grosseto che segna sì poco ma incassa altrettanto col contagocce. 3 reti realizzate, 4 subite per i maremmani, mentre il Diavolo, rimaneggiato, cerca la cinquina
dopo l'amaro in bocca lasciato dal pareggio interno col Gubbio di sabato. Guidi sarà senza il lungo dei genti Chiere, Matenga e Trasciani, fuori causa anche Rosso che si è fatto male 10 giorni fa contro la Pistoiese, assenti dalla lista dei convocati anche Cucurullo, protagonista della parte positiva dei biancorossi, ma i problemi a centrocampo non finiscono qui perché non ci sarà nemmeno Rossetti per un piccolo problema fisico e questo complica un po' i piani dell'allenatore che, almeno col Gubbio, ha ritrovato un Mungo a pieno servizio e subito in palla. Davanti c'è Bernardotto, anche perché Birligea, che aveva portato in vantaggio il Teramo contro gli Ogubini, è uscito malconcio dalla gara del Bonolis. A questo punto Buà potrebbe essere alzato sulla linea d'attacco con Azio Osmanovic e Rillo, terzini di difesa, tridente completato da Malotti che potrebbe essere dirottato a sinistra. Serata di campionato a partire dalle ore 21 per le abruzzesi. Pescara-Modena affidata a Monaldi di Macerata, Grosseto-Teramo a Longo di Cuneo. E questa sera su TV6 potrete seguire i match di Pescara e Teramo a partire dalle 20:30 con Abruzzo del Pallone. Ora andiamo avanti però con il nostro giornale, parliamo di volley perché weekend di campionato nella pallavolo che ha visto la sconfitta di Ortona contro Cantù, un 3-0 che condanna l'Asieco che riposerà nel prossimo turno. In A3 maschile successo per il Pineto di Rovinelli, mentre in A2 femminile sconfitta per l'Altino, ancora sottotono. Sergio Zappalorto. Perde male senza una virgola di fortuna un Asieco a tratti confusionaria, a tratti piacevole d'applausi. Ortona ritrova il suo pubblico ma non la sua squadra. Impietoso lo 0-3 contro un sestetto, il Cantù dell'ex 7 di pari livello. Gara da vincere perché quest'anno sarà dura, discontinuità, leggerezza ma soprattutto mentalità impropria. Un problema da risolvere. Poi parziali che fanno rabbia, 2 volte a 23 e 1 a 25. Cosa aggiungere? È la prossima, a riposo con quota 0 in classifica. In A3 ancora un Abba Pineto disinvolto, trascinato da Bertoli e Link, 62% offensivo dello svedese, compagni in palla con costante applicazione per chiudere contro i temibili friulani del Prata in tempi relativamente brevi, dopo un avvio non semplice, complicato dal grave infortunio a Montanaro. Reazione del gruppo e successo senza discussione dell'equipe di Rovinelli e domenica 24 alle 16 e non alle 18 di nuovo in casa, ma di fronte l'altra capolista Montecchio. In A2 femminile, inopinato tonfo al suo esordio interno di un Altino ancora irriconoscibile nel contesto di un match 0-3 finale contro un'avversaria, il Sant'Elia dell'ex Vanni Montechiarini, che sulla carta sembrava alla portata delle rossoblù, che hanno stentato soprattutto a Muro dove le cifre hanno fatto la differenza, 2 Altino, ben 14 le ciociare, nonostante il buon secondo set perso a 23, momentaccio. In B maschile al KO al tie break dell'Alba, in casa propria contro il Potentino, fa da contraltare le exploit del Paglietta di Lancia e Soci contro un troppo giovane Marino. In B1 femminile, a proposito di gioventù, niente da fare, come da previsione per una Teatina bloccata e tutt'altro che in giornata in quel di Perugia. Rotondo 3-0 per le comunque forti umbre. In B2 splendido derby vinto a Pescara 2 volte in rimonta dal Teramo sul campo del Gada, pure in rimonta ma causando una sconfitta abruzzese, il Bari espugna il Palaroma contro una generosa Ceteas. La matricola montesilvanese ha sfiorato di un niente colpaccio contro la marchiona formazione pugliese, poco fortunata vedi le assenze pesanti, la Dannunziana sconfitta sul campo del solido Fasano. A fine settimana il via ai campionati regionali, domani alle 21 invece, seconda puntata di Pallavolè. Era l'ultima notizia, il TG6 termina qui, l'informazione tornerà questa sera come sempre alle ore 19. Grazie e buon proseguimento.